cominciamo a dire chi è il baricentro di una figura. Allora, supponiamo che la nostra figura sia un solido n dimensionale in Rn, quindi abbiamo V solido, diciamo, n dimensionale, V contenuti in Rn. Allora, G baricentro di V. Centro di gravità di questo solido. Come è definito? Beh, G ha coordinate G1, Gn. La coordinata GH non è altro che l'integrale su V della coordinata x con h in dx fratto la misura n dimensionale di V. Questa è la definizione. G con h uguale. Che definizione? Cioè la media ponderata della variabile, diciamo, della coordinata x con h su V. Supponiamo invece che io abbia phi di AB il sostegno di una curva contenuta in Rn, chi è? G è il baricentro. Allora, questo qua lo chiamo J, di questo sostegno J. Come si calcola? Si va a fare questo, si fa GH in questo caso non è altro per definizione che l'integrale lungo phi di x con h in da s fratto la lunghezza di phi. Ok, allora qual è la caratteristica dei baricentri? Quando c'è un asse di simmetria della figura, il baricentro sta su quell'asse di simmetria. Quindi, in certi casi, facciamo un esempio. Se io ho un quadrato, e il baricentro sta nel centro del quadrato. Perché questo qua c'ha due assi di simmetria. Se faccio il baricentro della frontiera del quadrato, sta sempre al centro, perché anche lì ci sono due assi di simmetria, sono gli stessi, quindi se faccio il baricentro di un cerchio, ovviamente anche qui il baricentro sta nel centro. Se faccio il baricentro della circonferenza, il baricentro stesso sta nel centro. Se però supponiamo che io faccia il baricentro di una semicirconferenza, quindi solo di questa roba qui, o del semicerchio, quindi io posso considerare solo la semicirconferenza o il semicerchio. Ovviamente c'è un asse di simmetria, quindi il baricentro sta su qualche punto di quest'asse. Ma dove sta? In questo caso non coinciderà. Cioè il baricentro della semicirconferenza sarà un po' più in alto rispetto al baricentro del semicerchio, sta un po' più in basso. Adesso vediamo perché.
Allora, il baricentro è centro di massa in fisica, è dove potete, per esempio, se supponete che sia il semicerchio se lo mettete sull'appoggiato su uno spillo che nella posizione sottostante al baricentro, quello si regge, in equilibrio instabile, ma si regge. Ok? Perché la sua, diciamo, è dove voi considerate applicata la forza peso, per esempio. Se voi avete una forza che agisce su quell'oggetto, è come se agisse esattamente sul baricentro. Ok. Allora, per quale motivo intuitivamente il baricentro della semicirconferenza sta più in alto del baricentro del semicerchio? Allora, immaginate che il vostro semicerchio pesi 100 grammi e sia un cartoncino. Dove sta la sua massa? Piuttosto nella parte bassa, perché qua ci sta parecchia area del semicerchio. Cioè, se io taglio a metà, ci sta più area di sotto che di sopra. Quindi tendenzialmente il baricentro del semicerchio deve stare al di sotto di 0,5, se questo è 1. Invece il baricentro della semicirconferenza, se io i miei 100 grammi li spargo uniformemente su un filo di ferro che sta lungo questa semicirconferenza, e attenzione, qua non c'è niente, quindi solo la semicirconferenza, beh, qual è più lungo, questo pezzetto qua o questi due pezzetti qua? Se andiamo a fare il conto, probabilmente è più lungo quel pezzetto che sta al di sopra di un mezzo, quindi potrebbe essere, beh, se, no, se non è più lungo, comunque il rapporto certamente non è quello di prima. Quindi il baricentro della semicirconferenza dovrebbe stare un po' più in alto. Allora, noi possiamo andare a fare quegli integrali direttamente, oppure in questo caso usare in maniera diretta o immersa due teoremi dovuti a Gugino. Allora, enuncio i teoremi di Gugino. La dimostrazione è abbastanza semplice, ma non la faccio perché non voglio perdere tempo. Allora, teorema di Gugino, anzi teoremi di Gugino, sono due. Primo teorema, il volume di un solido di rotazione si ottiene tramite il prodotto, è ottenuto dal prodotto, vabbè, si ottiene tramite il prodotto, è il prodotto, non so, scriviamo correttamente in italiano, è il prodotto, è dato da dell'area della figura che ruota per la lunghezza percorsa dal baricentro nella rotazione. Facciamo un esempio, così capite anche meglio come funziona. Allora, io ho un semicerchio di raggio R, è piano X. Adesso lo faccio ruotare attorno all'asse X. Di che rotazione? Lo faccio ruotare di una rotazione 2π, cioè rotazione completa. Il teorema di Gugino si applica anche se la rotazione non è completa, semplicemente se fai mezza rotazione il volume sarà metà e la lunghezza percorsa dal baricentro sarà metà, quindi è chiaro che non cambia niente.
Comunque, lo faccio ruotare di 2π greco. Cosa otterrò? Otterrò, quando questo semicerchio mi gira di 360 gradi, mi genera una sfera, sfera di raggio R. Mettiamo R, chiamiamo R piccolo. Qual è il volume della sfera? 4 terzi π greco R3. Allora, questo 4 terzi π greco R3, allora, questa, la x del baricentro chiaramente è 0. Questa è una figura bidimensionale, c'ha due coordinate, xg e yz, yg, xg vale 0, yg è quell'altezza che dicevamo prima, quella dove sta la crocetta. Quindi a che cosa deve essere uguale a questo? Questo volume è dato dal prodotto dell'area che è la figura che ruota. La figura che ruota che cos'è? Il semicerchio, non tutto il cerchio. Se era tutto il cerchio, appena generavo la sfera con la rotazione di π greco, ok? E poi voi volete che la figura sia tutta da una stessa parte rispetto all'asse, quindi dovete prendere il semicerchio. Allora, il semicerchio che area ha? Π greco R quadro mezzi per la lunghezza percorsa dal baricentro. Ma se questa altezza è yg, cosa fa il baricentro quando lo faccio girare? Descrive una circonferenza di raggio yg, quindi per 2 π greco yg. Ok? Ok, quindi 2 e 2 si semplifica, R quadro e R cubo si semplifica, 1 π greco si semplifica e si ricava che yg è uguale a 4 fratto 3 π greco per R. E allora vedete che torna perfettamente, perché questo yg è chiaro che deve essere proporzionale ad R, perché se io raddoppio il raggio, anche yg deve raddoppiare di, quindi di altezza. Però a quanto sta rispetto a R? 4 fratto 3 π greco per R sta a meno di un mezzo R, no? Questo è 4 fratto 3 π greco. Allora, andiamo a vedere con la calcolatrice. π greco diviso 3, circa 0,424 R. Circa 0,424 R. Circa 42, 44, 13, 182. Chiaro? Quindi sta un po' al di sotto della metà. Il secondo teorema di Guldino cosa dice? Il secondo teorema di Guldino dice che l'area di una superficie di rotazione è data dal prodotto della lunghezza della curva che ruota per la lunghezza percorsa dal baricentro. Anche qui possiamo rifarci al discorso della, stavolta, semicirconferenza. La semicirconferenza, quando ruota di una rotazione di 2π greco, cosa genera? Stavolta il semicerchio generava la sfera, invece la semicirconferenza genera la superficie sferica. Quant'è l'area della superficie sferica di raggio R? L'abbiamo calcolata qualche ora fa, è 4π greco R quadro. Allora, questa qua che cosa deve essere data? Stavolta
io devo fare il baricentro y, diciamo, chiamiamolo di nuovo yg, però stavolta non è il baricentro del semicerchio, è il baricentro della semicirconferenza, cioè vista come curva. Quindi stavolta questo è dato dalla lunghezza della curva che ruota. Una semicirconferenza è lunga y per r, che tutta la circonferenza è 2π greco r, per 2π greco yg. Quindi in questo caso, ripeto, yg stavolta è quello della semicirconferenza. Quindi semplificando un'altra volta, r quadro, 4 e qua viene 2, 1π greco si semplifica, quindi stavolta yg viene 2 su π greco per r. Come vedete, il baricentro del semicerchio sta a 0,42, quello della per r, quello della semicirconferenza sta più in alto, 2 diviso y greco sta a 0,64, quindi sta ben più in alto. Quindi come vedete, qui abbiamo applicato questi teoremi di Couldino in modo inverso per trovare i baricentri. Un altro modo, diciamo, di applicare il teorema di Couldino in modo inverso, cioè, perché noi cosa sappiamo? Sappiamo l'area o la lunghezza della figura che ruota e conosciamo poi il volume o l'area della figura che viene generata, e quindi ci andiamo a determinare il baricentro della figura di partenza. Un'altra possibilità di applicare il teorema di Couldino è quella di determinare il baricentro di un triangolo. Allora, se io vado a prendere il baricentro di questo triangolo, questo baricentro starà più o meno qua. Questo lo chiamo xg, yg. Ok? Stavolta io faccio girare il mio triangolo attorno all'asse y. Cosa otterrò? Un cono. Allora, questo qua lo chiamo r, questo qua lo chiamo h. Il cono avrà volume 1/3 π greco r quadro h, ma questo qua deve essere dato dall'area che ruota, r per h mezzi, per 2π greco xg, perché la lunghezza percorsa dipende, questo qua descrive una circonferenza di raggio xg. Allora, che cosa scopro? Allora, 2 e 2 si semplifica, RH si semplifica, π greco e π greco si semplifica, scopro che xg è uguale a r diviso 3. Cioè, questa x del baricentro è 1/3 del lato di base. Se fate un altro esercizio e lo fate girare attorno all'asse x, scoprite che anche yg è 1/3 dell'altezza. Ok? Quindi, per esempio, in un triangolo, qua abbiamo fatto in un triangolo rettangolo, il baricentro si trova, diciamo, ha come coordinate 1/3 di primo catete e 1/3 del secondo. Ok? Il baricentro nel caso dei triangoli si trova sempre nel punto d'incontro delle mediane, quindi è sempre un punto in qualunque triangolo. Voi dovete unire ogni punto con il punto medio del lato opposto. Punto d'incontro delle tre mediane
quelle sono le coordinate del baricentro. E se io metto su questa base qui e vado a calcolare l'altezza, il baricentro sta sempre un terzo dell'altezza, già come coordinate rispetto alla direzione perpendicolare alla base. Qua si vede in maniera particolarmente evidente perché questa è l'altezza di questa e questa è l'altezza dell'altra, quindi proprio sarebbe un terzo dell'altezza. Ok, quindi come vedete, questo dice: ma io me lo posso controllare in maniera indipendente? Andiamo a fare l'integrale per una volta, no? Noi ci siamo calcolati tutti questi baricentri senza fare la definizione, cioè applicando i teoremi di Cudini. Ce la vogliamo calcolare uno, questo sarà facile da fare, andando a calcolare la coordinata x del baricentro. Come devo fare? Devo fare allora, chi è il mio triangolo? Il mio triangolo T è dato dall'insieme delle x, y, tali che la x è compresa tra 0 ed r, mentre la y è compresa tra 0 e h meno allora quando x arriva ad r, quando x vale 0 mi deve venire h, quando x arriva ad r mi deve venire 0, quindi 1 meno x su r. Vediamo un po': quando x vale 0 qua mi viene y tra 0 ed h, quando x vale r mi viene y tra 0 e 0, che funziona. Ok? Questo è il mio triangolo T. Allora, la misura due-dimensionale di T, senza che la stiamo a fare, è base per altezza diviso 2, quindi r per h mezzo. Se lo volete lo fate, dovete integrare su questo insieme la funzione 1. Ok? Viceversa, se voglio calcolare l'integrale esteso a t di x in dx di y, qua devo fare l'integrale tra 0 ed r in dx di x. Per l'integrale tra 0 e h per 1 meno x su r in dx, quindi qua mi viene integrale tra 0 ed r di h per x per 1 meno x su r in dx. Ok? Allora, qui mi viene, lo scrivo, continuo qua, viene h, l'integrale, allora qua mi viene x meno x quadro su r, l'integrale di x tra 0 ed r fa r quadro mezzi, meno 1 su r, per l'integrale di x quadro tra 0 ed r che fa r cubo terzi. Allora r cubo fratto r fa r quadro, quindi qua mi viene h r quadro, un mezzo meno un terzo fa un sesto. Quindi questo è l'integrale di x lungo t. Quindi la x del baricentro viene data da h r quadro sesti fratto, quindi per 2 fratto RH. Adesso un RH si semplifica e viene R 2 sesti fa un terzo, e quindi come vedete coincide con quello che abbiamo calcolato prima. Quindi effettivamente la x del baricentro, o calcolata col teorema di Cudini o calcolata direttamente, fa sempre R terzo. Quindi questa è una, se volete, conferma in diretta il teorema di Cudini. Comunque il teorema di Cudini si dimostra e quindi funziona. Ok? Vediamo un po', vediamo un po'. Perché? Allora, andiamo a vedere per quanto riguarda
l'area della superficie del cono. Allora, io ho il mio triangolo che ruota, è sempre questo. Questo è R, questo è H, questo è radice di R quadro più H quadro, perché questo è la mia ipotenusa. Ok? Ora però, quando ruota, chi è che genera superficie? Potrei dire i tre lati, perché sono quelli che vanno. Ora però, il lato interno quando ruota non si muove, quindi quello non genera nessuna superficie. Infatti, se volete, questo ha un baricentro, però il baricentro, siccome sta sull'asse di rotazione, percorre nella rotazione percorre un percorso nullo e quindi non genera nessuna superficie. Questo qua invece c'avrà il baricentro. Il baricentro dove sarà? Sarà a metà dell'altezza, cioè quindi avrà coordinate, questo baricentro avrà coordinate R mezzi, sarà qua, metà e metà, quindi R mezzi, H mezzi. Quando ruota, qua mi fa 2 pi greco R mezzi, perché questo è R mezzi, il baricentro percorre 2 pi greco R mezzi, per la radice di R quadro più H quadro. Quindi viene pi greco R per la radice di R quadro più H quadro. Quindi abbiamo trovato in due passaggi il fatto che la superficie laterale del cono è pi greco per R per la radice di R quadro più H quadro. Invece quest'altro lato qui c'ha il baricentro che sta a 0 R mezzi. Quando ruota, questo mi genera 2 pi greco R mezzi per R, che il baricentro sta a R mezzi e che fa pi greco R quadro. E questa è la radice. E questo ruota, mi genera cerchio di base, e quell'altro ruotando mi genera la superficie laterale. Quindi come vedete funziona tutto perfettamente. Quello che però non abbiamo ancora imparato è come si fa a descrivere un solido di rotazione. Allora, facciamo proprio il caso di questo segmento qua che ruota, che genera una superficie di rotazione. Allora, questo segmento qui come era descritto? Era, l'abbiamo scritto prima, era y uguale h per, anzi, chiamiamolo, in genere quando si fa ruotare, quest'asse qua si chiama x e quest'asse qua si chiama z, perché quando faccio ruotare x poi mi genera il piano xy. Ok? Quindi richiamando la yz, l'equazione di quel segmento era z uguale h per 1 meno x su r. Questa era l'equazione. Ok? E però la x era compresa tra 0 ed r. Allora, quando semplicemente si fa girare, diciamo, si prende qualcosa che viene descritto nel piano xz, diciamo, e poi viene fatto ruotare rispetto all'asse z, quello che otterrete sarà z uguale h per 1 meno, al posto di x ci si mette la radice di x quadro più y quadro fratto r. Quindi se preferite qua vi viene x quadro più y quadro uguale, facciamo tutti i passaggi, radice di x quadro più y quadro uguale rz fratto h, questo era 1 meno, quindi x quadro più y quadro uguale 1 meno rz fratto h tutto al quadrato. Allora vedete che quando z e scusate, ci manca
avendo moltiplicato io per R, questo è R, allora vedete che quando z è uguale a 0, qua viene x quadro più y quadro uguale a r quadro, quando z è uguale ad h, qua viene x quadro più y quadro uguale a 0, cioè questa è esattamente l'equazione della superficie laterale. Perché qua posso dire che, vabbè, qua mi conveniva esprimere, diciamo, x compreso tra 0 ed r voleva dire che z era compreso tra 0 ed h, e quindi anche qua z è compreso tra 0 ed h. Mi conviene esprimere l'intervallo di variabilità della z, perché quello nella rotazione rimane costante. E quindi, come vedete, basta semplicemente, qualunque cosa voi abbiate, equazione, disequazione, eccetera, in x e z, al posto di x ci dovete mettere la radice di x quadro più y quadro. Perché? Perché immaginate, quando voi fate ruotare, no? Questo è il piano xy, questo diventerà x, questo diventerà y. Quando questo ruota, che cos'è questo? Non è proprio la radice di il raggio, ma chi è il raggio? È quando mi trovo sull'asse x e x, quando mi trovo sull'asse y e y, quando mi trovo in mezzo è la radice di squadro più y quadro, la distanza dall'origine. Ok? Quindi quello che aveva, se era una disequazione rimane una disequazione, se era un'equazione rimane un'equazione, se era un'equazione rimane un'equazione, prima descriveva un segmento, diciamo una curva, e ruotando descrive una superficie, se era una disequazione descriveva un pezzo di area che ruotando descrive un volume. Chiaro? Quindi diciamo il solido di rotazione si riconosce dal fatto che nell'equazione, il solido o una superficie di rotazione si riconosce dal fatto che nell'equazione o nelle disequazioni non ci compare direttamente una variabile, ma ci compare solo la somma di due variabili al quadrato. Cioè non, diciamo, la x e y compaiono soltanto tramite x quadro più y quadro. Se succede questo, potete riconoscere che questo effettivamente è di rotazione al contrario, no? E quindi come fate per ottenere la figura che lo genera? Prendete x quadro più y quadro, la radice di x quadro più y quadro lo chiamate x. Quindi nel piano xy qua dovete mettere, togliete la y quadro, mettete x quadro, poi fate la radice e ottenete. Chiaro? Ok. Come si fa invece a ottenere che cos'è un cilindro? Allora, andiamo a fare questa. Andiamo a descrivere questo solido qua. Per esempio, se io scrivo l'insieme delle x, y, z, tali che, allora, y è più grande di x quadro, y è compreso tra diciamo x quadro e 5, e z è compreso tra meno 2 e 2. Allora, questo si chiama, è un cilindro rispetto all'asse z. Per quale motivo? Vabbè, se, fino a che non ci metto questo è un cilindro rispetto all'asse z, poi viene tagliato a livello, è un cilindro rispetto all'asse z, questo l'ho fatto per farlo diventare limitato. Prendiamo così, cerchiamo di capire questo chi è. Allora,
prendiamo il piano XY. Allora, qua abbiamo x quadro e y uguale 5. E questa zona qua, no? Questa è y, questa è x, questa è la zona. Ora, questo insieme qua, chi è? Allora, qua c'avete l'asse x, qua c'avete l'asse y, qua c'avete quella figura di prima, qua c'avete 5. E poi cosa dovete fare? Dovete tirare su questa figura e a ogni sezione, a ogni livello z, ottenete sempre la stessa sezione. Perché ottenete sempre la stessa sezione? Perché z in queste disequazioni ci compare z. No. E quindi a qualunque z voi dovete ottenere la stessa cosa. Se quella... Perché ci sta z? Uno dice, ma questa è una figura piana. No, è una figura solida, perché qua sono le x, y, z. Io ho detto che siamo in R3. Ricordatevi che l'equazione x uguale 2 sulla retta vi dà un punto, sul piano vi dà una retta, nello spazio vi dà un piano, perché le altre due variabili sono libere. Chiaro? Quindi qua, se io ho delle disequazioni 1, 2, 50, 27, quella che voglio, che riguarda solo la x e la y, in cui non compare z, una volta che io ho risolto queste disequazioni e mi danno una figura piana, io per ottenere il solido nella, diciamo in R3, devo semplicemente prendere questa figura e traslarla su e giù con la z, perché a qualunque livello z otterrò sempre nel piano xy di competenza, diciamo così, sempre la stessa sezione. Tutte le sezioni saranno parallele. Poi chiaramente, se voglio che z sia compreso tra 0 e 6 o tra meno 2 e 2 o tra... poi lo affetto con la z, ma quello è un altro discorso, viene dopo. Quindi come si riconosce un cilindro? Un cilindro parallelo all'asse z, per esempio in R3, si riconosce dal fatto che nelle equazioni, nelle disequazioni, quello che sia che descrivono il nostro insieme, a seconda che sia un volume, una superficie, eccetera, la z non ci deve compatire. Se non compare, allora è un cilindro rispetto all'asse z. Chiaro? Ok. Ovviamente, diciamo, di questo qua è di altezza infinita, insomma, no? Poi, se io prendo, diciamo, a delle disequazioni complicate, aggiungo z compreso tra z1 e z2, vuol dire che semplicemente sto prendendo quel cilindro, lo sto, diciamo, tagliando a due livelli. Ok. Chiaro? Adesso? Va bene. Allora, vediamo un po'. Allora, facciamo un ultimo esercizio di oggi, perché poi... Vabbè, abbiamo 20... o meno di 20 minuti, e... diciamo 10 minuti, 15 minuti, non di più. Allora, prendiamo un ramo di iperbole. Qual è questo ramo di iperbole? Allora, qua diciamo, gli asintori li ho messi a 45 gradi. Allora, diciamo che qua avremo x quadro meno y quadro, per esempio, uguale a 1. E poi abbiamo x quadro meno y quadro uguale a 1 e x maggiore uguale di 0. Anzi, questo chiamiamolo z. X quadro meno z quadro uguale a 1, x maggiore uguale a 0.
Per quale motivo prendo mezzo ramo di percola, cioè mezza percola? Perché quando la voglio far ruotare attorno all'asse Z, questa mi descriverà tutto l'iperboloide. Se vi ricordate, questo è quello che avevo chiamato iperboloide a una falda. Ok? Allora, se faccio ruotare questo attorno all'asse Z, mi sapete scrivere l'equazione che viene? Sapete scrivere l'equazione che viene? Ma è facile. X quadro più Y quadro meno Z quadro uguale a niente. Se vi ricordate, rotazione significa al posto di X quadro ci metto X quadro più Y quadro. Al posto della X io metto la radice di X quadro più Y quadro. E quindi al posto di X quadro. Questa è l'equazione. Quindi questa è l'equazione dell'iperboloide a una falda. Allora, quando io ho l'iperboloide a una falda, vabbè, cerchiamo di fare una figura decente, sennò non si capirà niente. Quando io ho l'iperboloide a una falda, insomma la retina della pallacanestro, se ci avete fatto caso, la retina della pallacanestro è fatta da tante rette che si incrociano, in realtà poi sono un po' quella retina è un po' storta perché poi con i nodi storce un po', però in realtà sono proprio rette, come ne potete accorgere. Possono essere proprio rette, ve ne potete accorgere facilmente prendendo un mazzo di spaghetti, lo ruotate un po', vi fa proprio un iperboloide. Cioè, quegli spaghetti vanno a essere dei segmenti che stanno sulla superficie laterale di un iperboloide. Allora, vediamo un po' se io riesco. Se io riesco a vedere un po', allora, come io devo descrivere un vettore. Cioè devo riuscire a descrivere una retta che... Allora, chi è questa retta? La retta sarà x, y, z. Beh, questa retta deve passare per un punto di questa circonferenza di... Questi punti qua che coordinate hanno? Per esempio coseno di teta, 0, più chi volte ni 1, ni 2, ni 3, e poi quando vado a sostituire, quelli là mi devono soddisfare l'equazione, perché io parto da uno di questi punti, no? Che stanno su questa cosa, poi devo andare in una certa direzione. È una certa direzione, la direzione la chiamo ni 1, ni 2, ni 3. Andiamo a vedere, vediamo un po' se funziona. Allora, io cosa avrò? Allora, x uguale cos teta più t ni 1, y uguale sen teta più t ni 2 e z uguale t ni 3. Andiamo a sostituire l'equazione e vediamo che succede. Se posso effettivamente scegliere ni 1, ni 2, ni 3 in maniera tale da soddisfare la mia equazione. Allora, x quadro quanto fa? Viene cos quadro teta più
t quadro n1 quadro, poi viene più 2t cos teta n1, poi viene y quadro, quanto viene? Viene più sen quadro teta più t quadro n2 quadro, poi mi viene più 2t sen teta n2, e poi mi viene meno n3 quadro, perché viene meno. Allora, vediamo un po' se io riesco a risolvere questa, diciamo, questo qua, tutta questa roba qui deve fare 0, perché questo è x quadro, scusate, questo è x quadro, questo è y quadro, questo è meno z quadro e scusate, deve fare 1, deve fare 1, x quadro più y quadro meno z quadro deve fare 1. Allora proviamo a vedere allora io prendo n1 uguale meno sen teta, n2 uguale cos teta e n3 uguale 1. Non prendo proprio un versore, se lo volete normalizzato dovete per radical 2. Perché? Perché se prendo queste tre soluzioni, queste tre cose, qua mi viene meno 2t sen teta cos teta più 2t sen teta cos teta, se ne va. Qua mi viene sen quadro più cos quadro che fa 1 meno 1 che fa 0, quindi anche questo se ne va, e qua mi viene sen quadro teta più cos quadro teta che fa 1. Quindi come vedete, scegliendo n1, n2, n3 in questo modo, io effettivamente riesco a far stare una retta sopra il mio iperboloide a una fatta. Quindi ho dimostrato che questo iperboloide a una fatta contiene una retta. In realtà si può dimostrare che è proprio una superficie rigata, cioè l'unione di queste, diciamo, voi pensate a questa retta che gira, cioè deve fare due movimenti, cioè dovete immaginare una retta messa, una cannula saldata su un cerchio, su una circonferenza di metallo. Quando fate girare la circonferenza di metallo, questa cannula girando vi va a generare i vostri iperboloidi, la vostra. Ok, quindi effettivamente si tratta di quella che in geometria si chiama una superficie rigata. Ed è l'unica quadrica rigata, cioè l'unica diciamo quadrica che viene da rotazione di coniche che è rigata. Per quale motivo? Molto semplice. Un ellissoide o di rotazione o non di rotazione è limitato, quindi essendo limitato non può avere una retta. Un iperboloide a due falde, diciamo, non può contenere rette, perché diciamo le due falde sono staccate, io ci metto un piano in mezzo e la retta normalmente mi dovrebbe bucare il piano. E che altro c'è rimasto? Sì, questi sì. Ok, un paraboloide, beh sì, no, il paraboloide è rigato, perché cioè, no, paraboloide di rotazione no, un cilindro, se è fatto al cilindro allora è rigato perché sono tutte linee verticali, invece il paraboloide no, il paraboloide che viene dalla rotazione della parabola, anche qui non può essere rigato. Se invece è un cilindro, ma lì non viene da una rotazione, semplicemente stiamo aggiungendo una variabile, stiamo considerando la stessa equazione in una variabile in più senza metterci la variabile, ok? Quindi quella là non è, insomma, almeno diciamo, non è una quadrica di rotazione. Ok, vabbè, allora per quanto riguarda oggi penso che possa bastare. Cosa dobbiamo ancora vedere? Facciamo un attimo il punto della situazione.
dobbiamo vedere. Ma ancora qualcosina sui massimi e minimi vincolati. Devo parlare un'oretta del metodo dei moltiplicatori di Lagrange, e questo ne parlo mercoledì. Anche se per quanto riguarda gli esercizi, questa è una cosa che riguarda anche qualche esercizio, ma non tantissimi esercizi, cioè riguarda non tantissimi esercizi, però molto importanti. Questo è il punto. Diciamo, negli esercizi che vi do nel compito, i moltiplicatori di Lagrange li dovete evitare come la peste, perché vi procurano molti, molti conti in più. Però ci sono alcuni esercizi teorici in cui i moltiplicatori di Lagrange, se non lo fate con i moltiplicatori di Lagrange, non si capiscono bene le cose. Quindi, diciamo, effettivamente vale la pena di farlo. Adesso